La storia di Turner si svolge verso la metà dell'Ottocento, nell'ultima parte della vita del grande pittore. È un film in tutto e per tutto e non un documentario. Sappiate che non parla molto dell'artista, ma si sofferma di più sull'uomo. Scopriamo così un Turner dalle molteplici sfumature, non sempre edificanti. È un film che vi consiglio perché è in grado di mostrare i molti volti che stanno dietro a un grande artista. Diretto da Julie Taymor nel 2002 e interpretato da un ricco cast di attori, Salma Hayek e Alfred Molina in primis, il film segue abbastanza fedelmente la vita della pittrice messicana, ripercorrendone tutte le tappe fondamentali. Film sicuramente da non perdere per conoscere la creatività e la personalità di questa grande donna. Pollock è un film del 2000 prodotto, diretto e interpretato da Ed Harris. Si tratta della sua prima opera da regista. Il soggetto è tratto dal volume Pollock, An American Saga di Stephen Knaif e Gregory White Smith. Il film di Ed Harris è una delle più recenti biopic sull'arte e tra le meglio accolte dalla critica. Ciò che ne fa una grande opera è il maniacale lavoro di documentazione svolto prima di cominciare a girare. Film del 1996, Surviving Picasso, diretto da James Ivory e interpretato dal grande Anthony Hopkins, non ci narra tutta la vita del grande artista spagnolo, ma solo il periodo che va dal 1943, anno d'incontro con François Gillot, alla sua morte. E questo ci dà già un po' il senso del film, intuibile anche nel titolo, Sopravvivere a Picasso. Perché di questo parla, della vita privata, del carattere di Pablo, dei suoi sentimenti e dei suoi amori. Film del 1998 diretto da John Maybury, basato sulla vita del pittore irlandese Francis Bacon. Il film narra di un periodo relativamente breve della vita di Bacon, che a buon diritto potrebbe essere considerato come tra gli ultimi grandi artisti del nostro tempo. Profondamente disturbante nel mostrarci l'aspetto freddo, indifferente e a tratti crudele del pittore, ma la prestazione di Derek Jacobi come Bacon è sorprendente. Tratto dall'omonimo libro che racconta la vita incredibile di Christy Brown, scrittore e pittore irlandese, nato con un handicap fisico quasi totale. Il film ci racconta appunto la storia di Christy, tredicesimo figlio di famiglia operaia e paraplegico, che riesce progressivamente a controllare il piede sinistro e a utilizzarlo per diventare poi un apprezzato pittore e scrittore. Il film narra un decennio della vita del pittore olandese e di quella del fratello Theodore, mercante d'arte, che tenta di far apprezzare i quadri dipinti da Vincent al grande pubblico, senza però ottenere grandi risultati. Tim Roth, reso biondo e con un accenno di barba, fa un'ottima riuscita, dando vita a un Van Gogh assolutamente credibile nella sua schizofrenica intensità. Artemisia, Passione Estrema è un film del 1997 diretto da Agnès Merlet, basato sulla vita della pittrice italiana. Il film è ambientato nella Roma del 1610 e la trama è molto lineare, benché parzialmente riuscito, è apprezzabile per il tentativo da parte della regista, al suo secondo film, di fare di Artemisia un'eroina romantica in rotta con la società. Tra i film dedicati agli artisti e alla loro opera, questo rimane ad oggi uno di quelli che ebbe maggior successo di pubblico e di critica, arrivando alla candidatura per 3 premi Oscar. Tratto dal romanzo omonimo di Tracy Chevalier, il film e il libro non sono basati su fatti realmente accaduti, ma partono da un celebre dipinto di Ian Vermeer per creare un personaggio cui ruota intorno tutta la storia narrata. Basquiat è sicuramente un film biografico, ma è anche un requiem e un lavoro d'amore su un'anima fragile e tormentata, la cui tragica fine sembrò inevitabilmente accelerata dall'abuso di droghe che l'artista fece. Non è forse fedele nel restituirci l'immagine di Basquiat, ma vi consiglio comunque la visione di questo film, che resta probabilmente uno dei migliori lavori di Schnabel. Se il video
video ti è piaciuto, metti un bel like, lasciami un commento, condividilo con i tuoi amici. Ricordati inoltre di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanella per non perderti i nuovi video. Ciao!